Buonasera a tutti. Stasera parleremo in inglese, quindi adesso faccio un piccolo saluto, e chi ha preso le cuffiette può cominciare a usarle. So, good evening everyone. I'm Costantino Marmo. Buon pomeriggio, sono Costantino Marmo, direttore del Centro Internazionale di Studi Umanistici Umberto Eco dell'Università di Bologna. Vi do il benvenuto alla seconda lecture Umberto Eco di Eshkol Neivo, ed è un grande piacere rivederlo qui con noi. Solo un paio di parole prima di dare la parola al nostro esimio ospite, che ovviamente non ha bisogno di alcuna presentazione. E per chi non è stato con noi il 28 febbraio, quando abbiamo tenuto la prima lecture Umberto Eco, queste lezioni sono delle lectio magistralis che sono affidate a personalità di importanza nazionale e internazionale. Quando Umberto Eco, che allora era il direttore della Scuola Superiore di Studi Umanistici dell'Università di Bologna, ha lanciato la prima serie di queste master lecture per l'Università e la città di Bologna, eravamo a gennaio 2000. Per la prima lecture Elise Wiesel è stato invitato, per l'ultima nella primavera del 2014 abbiamo avuto Rampamuk, e poi ci sono stati contributi di personaggi famosi come Luciano Berio, George Steiner, Douglas Hofstadter, Giulia Cristeva e tanti altri. Nel febbraio del 2020 Umberto Eco Lecture per il Centro Internazionale di Studi Umanistici dell'Università di Bologna ha iniziato un nuovo ciclo di lecture dedicate alla memoria di Umberto Eco, quindi le Umberto Eco Lectures. Abbiamo prima invitato Samantha Cristoforetti, la nostra amata astronauta, e poi siamo stati obbligati dalla pandemia a tenere delle lezioni di Elena Ferrante, che però sono state recitate da Manuela Mandracchia. Questo nel novembre del 2021. Poi potete riascoltarle adesso nel canale YouTube del Centro Umberto Eco. Quindi abbiamo con noi Eshkol Neivo, uno degli scrittori contemporanei israeliani più importanti, è uno dei miei autori preferiti, è un attore che io ammiro moltissimo per la sua capacità di raccontare storie che sono in un territorio pieno di tensioni come il Medio Oriente, però senza che queste tensioni poi ti sovrastino, e per la sua grande capacità di costruire personaggi le cui storie, voci e punti di vista si intrecciano in una narrativa molto più ampia, in una rete di relazioni umane di significato universale. Quindi sono molto molto lieto che Eshkol abbia accettato il nostro invito per la seconda lecture, e poi ce ne sarà una terza nel prossimo autunno. Quindi sono molto curioso di sapere di che cosa parlerà nel tema che ha scelto questa volta, intimità, intimacy. Alcuni passaggi dei suoi libri saranno letti nella traduzione italiana da Simone Francia, su richiesta di Eshkol. Grazie Eshkol, a te la parola. Buonasera. Buonasera. Sono veramente molto contento di essere di nuovo qui in febbraio, quando sono stato qui a Bologna. Faceva un freddo terribile, adesso è un po' diverso. Quindi grazie per essere venuti comunque in questo tempo che è veramente un po' difficile, e poi dopo ci rivedremo in ottobre. Quindi cominciamo. Dopo 2 anni di Covid, dopo essere stati costretti ad evitare i nostri amici, i nostri genitori, i nostri figli, penso che abbiamo imparato a rivalutare il valore delle relazioni strette nella nostra vita. Sappiamo ora più che mai
quanto abbiamo bisogno l'uno dell'altro e quanto siamo dipendenti dall'empatia delle altre persone, nel feedback delle altre persone e alla loro presenza fisica. Questo è uno dei motivi per cui ho scelto di parlare di intimità con voi oggi. L'altra ragione è più personale. Penso che capire l'intimità sia probabilmente il mio progetto principale nella vita e anche il mio primo progetto come scrittore. Certo, ogni mio libro è diverso dall'altro, hanno delle ambientazioni diverse, delle trame diverse, personaggi diversi, ma se dovessi scegliere un filo conduttore che li lega a tutti, sarebbe il fascino di ciò che accade tra gli esseri umani man mano che si avvicinano, quali sono le particelle nascoste che galleggiano nell'aria tra di noi. Così, specialmente per voi qui a Bologna, sono tornato sui miei libri e ho tirato fuori 10 domande che avevo e ho ancora sull'intimità. Prima di rappresentarli, vorrei darvi un avvertimento. Non ho intenzione di dare risposte a queste domande. No, non sono assolutamente un esperto di intimità, né ho la tendenza a predicare. Spero di stimolare la riflessione ponendo queste domande. Spero che entro l'ora, la prossima ora, vi ritroverete di tanto in tanto a identificarvi e dirvi: mi sento proprio nello stesso modo, oppure sto anch'io affrontando la stessa sfida. E questo forse potrebbe essere l'inizio di una redenzione. Quindi adesso iniziamo la nostra ricerca con l'osmosi. Che cos'è l'osmosi? La definizione la troverete in Wikipedia. L'osmosi è la diffusione di molecole attraverso la membrana selettivamente permeabile della cellula. Ma ovviamente oggi non sono interessato all'osmosi chimica di per sé. Sono interessato, e mi ha sempre interessato, un diverso tipo di osmosi, quello tra gli eventi politico-pubblici che accadono intorno a noi e le nostre vite private, intime. In che modo un evento pubblico che ci viene riportato nella cronaca può diffondersi nella nostra vita familiare all'interno delle nostre relazioni? Vivo in un paese in cui è difficile distinguere tra privato e pubblico. C'è sempre qualcosa che succede in Israele, una guerra, un attacco terroristico, una crisi politica. Ma mentre stiamo parlando ora, puoi veramente staccarti da tutto ciò? E come abbiamo appreso a febbraio del 2020, anche se vivi in un paese relativamente pacifico come l'Italia, un misterioso virus può arrivare dalla Cina e sconvolgerti la vita. Nel mio racconto Limonata, pubblicato sul Corriere della Sede durante il lockdown dal Covid, una giovane coppia sta cercando di far fronte alla crisi finanziaria della loro vita causata dal Covid. E adesso ascoltiamo l'inizio della storia in italiano. Da Limonata. Dal momento in cui hanno costretto entrambi a prendere ferie non retribuite e chiuso le scuole ai bambini, Gavri ha cominciato a vagare per casa come un iRobot, ripetendo di continuo la stessa frase: con i limoni noi ci dobbiamo fare una limonata, con i limoni noi ci dobbiamo fare una limonata, con i limoni noi ci dobbiamo fare una limonata. La prima settimana ha progettato di distribuire online seminari di recitazione davanti alla videocamera. Si fa il botto, di sicuro, ha cercato di convincere me per convincere se stesso. Tutti sono piantati in casa davanti allo schermo per tutto il giorno, tutti hanno una videocamera nel telefono, nel computer, piacerà da morire. Tesoro, non dire da morire, gli ho risposto, non è il caso in questo momento. E lui si è irritato. Ma perché mi metti bastoni fra le ruote? L'ho detto solo a te, da morire. Ovvio che nella pubblicità non scriverei niente del genere. La pubblicità è consistita di un post sulla pagina di Facebook.
regista di teatro, vincitore del premio Riccio d'Oro, propone seminari di recitazione davanti alla videocamera, accompagnamento individuale o in gruppo, posti limitati. Era indeciso se accompagnare con la fotografia di una videocamera o di una di se stesso e alla fine, come prevedevo, ne ha messa una di se stesso. Di 10 anni fa. Era indeciso se investire in un'inserzione sponsorizzata e alla fine, come prevedevo, e infatti non ci ho messo becco perché non mi accusasse dopo che era stato un flop per colpa mia, ha deciso di non investire, perché non è il momento di spendere. Il post ha ricevuto molti like e alcune condivisioni, ma concretamente solo una persona si è interessata all'iscrizione. Una ragazza di 25 anni e anche lei alla fine voleva solo filare un po' con uno dei miti della sua adolescenza, non iscriversi davvero. Okay, this is going to be fun. Questo è veramente molto divertente, eh? Veramente la giornata di oggi mi piace molto, è un modo bellissimo di catturare la storia. Questo è l'inizio di Limonata. Più tardi, quando scoprono questa coppia che la loro carta di credito è bloccata, il marito convince manipolativamente la moglie a guadagnare soldi facili aprendo un canale porno live, dove lei si esibisce nuda nel suo famoso trick e lui ovviamente sta dietro la telecamera. Questo ovviamente non lascerà la loro relazione com'era. E adesso torno alla vita reale. Due dei miei amici nella simmetria hanno divorziato di recente, subito dopo la fine dell'ondata di Omicron. È stato solo a causa della pandemia, non ne sono sicuro, ma sono abbastanza sicuro che sia avvenuta una sorta di osmosi, un cambiamento nell'equilibrio delle molecole che ha portato alla luce una verità nascosta. La seconda domanda che volevo porre è legata all'osmosi, ma questa volta è l'osmosi subliminale silenziosa che si verifica all'interno della relazione intima stessa. Amir e Noah, di Nostalgia, sono studenti, entrambi hanno personalità intense, lui studia psicologia e talvolta sente che avere a che fare con i malati di mente è troppo per lui. Lei invece studia fotografia e talvolta sente che essere esposta a critiche sul suo lavoro è troppo per lei. Ascoltiamo la scena e scorpiamo che cos'è la conservazione della legge sulla tristezza. E se stroncassero anche la mostra di New York? Domanda lei voltandosi sulla schiena. Non è più appallottolata, non piange. Mi rivolge i suoi begli occhi, mezzo amareggiata e mezzo riconoscente. Allora torneremo all'Hilton, propongo, a stropicciargli un po' le lenzuola. E tu comincerai a lavorare per la mostra successiva, ok? Ok, dice lei conciliante. Poi aspetta un momento e mi domanda, con lo sguardo assolutamente serio, è vero che mi amerai anche se sarò un completo, eterno fallimento? Dopo che Amir ha succhiato via il dispiacere a Noah, un pochino gliene resta attaccato. Si deposita laggiù, nelle profondità della pancia. Così sottilmente agisce la legge di conservazione della tristezza. Coming back to... Allora, torniamo all'osmosi. È del tutto naturale che il nostro partner o amico si senta triste o stressato. E noi saremo lì per sostenerlo. Ma cosa succede quando la tristezza diventa depressione, lo stress diventa ansia? Possiamo supportare senza pagare un prezzo, senza che le molecole della depressione commettano osmosi dentro di noi? E per quanto tempo?
come possiamo dire che siamo arrivati al punto che questo intimo sostegno sta diventando un peso impossibile, che dopo essere stati osmosi siamo noi quelli che hanno bisogno di supporto adesso? Un altro mio fascino è costituito dall'attrazione. Perché siamo attratti da certe persone? Bene, quando si tratta di attrazione romantica ci sono elementi fisici evidenti in questo, ma che dire delle amicizie? Immagino che alcuni di voi siate venuti qui oggi con qualche amico. Potete indicare il motivo per cui vi siete uniti? È la scintilla originale? Con l'amicizia principale nella simmetria dei desideri, si trattava di un certo senso dell'umorismo. Lettura dalla simmetria. E intanto avevo nostalgia di lui, del suo fuoco interiore che mi ispirava, della dedizione totale che dimostrava in ogni conversazione con un amico, anche quando era impegnato, preoccupato o stanco, dell'occhiata rapida, sorridente che mi lanciava quando esprimevo ad alta voce un pensiero privato, segnalandomi di aver capito esattamente che cosa intendevo. Anche lui aveva visto il film, letto il libro o percepito, proprio come me, il ridicolo in una situazione che tutti gli altri, a torto, consideravano seria. Un mese fa il quotidiano Haaretz, che è il Corriere della Sera israeliano, ha chiesto a pensatori e scrittori di tutto il paese di suggerire un'idea innovativa che risolverà un problema della vita moderna. Il problema che miravo a risolvere era che, crescendo, diventa sempre più difficile fare nuove amicizie, e la mia idea era di creare l'app a Tinder per gli amici, in cui la partita non sarà, la combinazione non sarà fatta dall'aspetto, ma piuttosto da un comune senso dell'umorismo. Dato che faccio parte della nazione delle start-up, vediamo, aspettiamo, magari qualche barone dell'high-tech leggerà il mio suggerimento e la prossima volta che ci incontriamo qui a Bologna useremo tutti Tinder Friends e sarà magari già attiva. E quindi abbiamo parlato dell'inizio dell'amicizia, ma che dire della fine? Che ne dire di perdere un amico o un amante? Questa è l'altra questione di cui voglio parlare. E si è scritto molto sulla perdita. Elizabeth Kobler-Ross ha persino offerto le famose 5 fasi della perdita: rifiuto, rabbia, contrattazione, depressione, accettazione. Ma cosa succede prima della perdita? Le settimane, i mesi o gli anni in cui l'addio è già nell'aria. Il protagonista dell'ultima intervista sta per perdere il suo migliore amico Ari, malato di cancro. Sua moglie non lo ama più e lei sta per lasciarlo, e sua figlia esce di casa per andare in una scuola dormitorio. Soffre di distemia, che è una versione più leggera della depressione, e sorprendentemente, verso la fine del libro, si sente sollevato subito dopo aver perso la moglie e l'amico. Come può essere possibile? Ho ricordato, racconta, come ogni volta che ci trasferivamo in una nuova città quando ero bambino, ero triste mesi prima del trasferimento, ma quando finalmente succedeva ero sollevato. Credo che dentro di me stavo soffrendo le inevitabili rotture di Ari e Dikla molto prima che avvenissero effettivamente, attraversando tutte e 5 le fasi di Kobler-Ross, e ora un'energia che era bloccata dentro di me si era liberata e posso iniziare un nuovo capitolo della vita.
un altro punto di cui voglio parlare è quella della strada non presa. Quando ero al liceo, non so se succede anche qui in Italia, ma ci è stato detto di imparare a memoria una poesia del famoso poeta americano Robert Frost, La strada non presa. Per chi di voi non conoscesse questa bellissima poesia, vi dirò in poche parole che il protagonista della poesia deve scegliere tra due strade simili che divergono in un bosco giallo. Finisce per scegliere la strada meno battuta, ma per tutta la vita continua a pensare alla strada che non ha preso, la strada che non ha scelto. Ho ricordato questa poesia quando ho iniziato a scrivere il mio romanzo Neuland. Durante lo sviluppo della trama mi sono reso conto che Dori e Ingvar, i personaggi principali del libro, hanno in realtà una rara opportunità di camminare per la propria strada non presa, mentre cerca suo padre perduto, scomparso in Sud America. Dori, un uomo infelicemente sposato, incontra Ingvar, che sta viaggiando in Sud America per decidere se lasciare il suo lavoro e lasciare il suo ragazzo. Si agganciano, si incontrano, Ingvar si unisce alla ricerca di Dori, l'alchimia tra loro è evidente, ma non succede nulla, a parte un bacio all'aeroporto di Ben Gurion in Israele, sulla via del ritorno, quando ormai è troppo tardi. Ma è davvero troppo tardi? Sembra che non possano dimenticarsi l'uno dell'altro, infatti iniziano a inviarsi email e Ingvar non sa cosa fare. C'è qualche possibilità per una storia d'amore onesta tra lei e questo uomo sposato? Lei consulta sua nonna Lily, che ha avuto la sua strada non presa e quindi ha le sue idee sulla questione. Adesso sentiamo cosa ha da dire la nonna Lily. Chiede: vuoi che andiamo? Ha un figlio, hai detto, questo tuo innamorato? Apre gli occhi all'improvviso, come se tutto d'un colpo fosse tornata la corrente. Sì, risponde Ingvar, sì, ha un figlio di 4 anni. Ed è legato a suo figlio? Perché ci sono uomini che è molto legato a lui. Allora puoi risparmiarti il cuore. Quest'uomo può essere solo un primus, Ingvari. Un primus? Così si chiamava il terzo incomodo che appioppavano alle coppie in kibbutz. E allora non capisco. Continua a stare con lui, Ingvari. Nei pensieri, nelle fantasie, nei sogni. Anche questa è vita. Non solo quello che succede nella realtà, ma anche quello che sarebbe potuto succedere. Ma cosa pensi, Zipke Feuer, di essere tanto speciale? Guardati intorno. Chiunque sia seduto in questo caffè, in questo momento, è seduto anche in un altro posto, nella sua mente, con qualcun altro. Accanto a ogni coppia che vedi qui di fronte alle candele c'è seduta una terza persona che uno dei due immagina, che uno dei due è costretto a immaginare per poter rimanere seduto. Questa vostra Tel Aviv nu, come potreste supportarla se non immaginaste un'altra città più bella di continuo, eh? E il nostro paese? Ebrei su ebrei che vivono nello stesso posto, ma in testa hanno l'altro posto dal quale sono arrivati e l'altro posto in cui vorrebbero scappare domani. E per fortuna che hanno questo in testa, Zipke Feuer, perché solo così, grazie ai pensieri e alle fantasie di andare errando, si può rinunciare a errare davvero e restare. Oh, you are really good. Sei veramente bravo, eh?
Stai leggendo la mia musica interiore, è incredibile, forse magari indaghi anche nel passato. È esattamente quello che volevo dire io. La mia traduttrice Raffaella Scardi, adesso c'è anche una musicalità della traduzione, veramente sono veramente fortunata ad avere una traduttrice come Raffaella Scardi, bravissima. Adesso continuo. Usa la tua immaginazione, dice nonna Lilia Inbar, come avete sentito. Come scrittore di narrativa posso ovviamente riferirmi a questo. L'immaginazione ha fatto parte della mia vita fin da quando ero bambino e poi in qualche modo è diventata la mia linea di lavoro. Ma immaginare un bacio è esattamente soddisfacente come baciare davvero? Non ne sono sicuro. Forse c'è un limite alla capacità dell'immaginazione di sostituire atti reali, cambiamenti reali, strade vere che devi essere abbastanza coraggioso da intraprendere. Hani, dal secondo piano dei tre piani, decide di usare la fantasia con il fuggitivo che trova rifugio nella sua casa. Questo fuggitivo è Eviatar, è il fratello di suo marito. Suo marito è sempre via per lavoro, lei è sola con i suoi due figli, si sente così solo che a volte pensa di essere quasi una vedova. In questa solitudine arriva Eviatar, le chiede il permesso di stare in casa sua per 24 ore. È un criminale. Suo marito lo odia. Ha tutte le ragioni per dire di no. Ma è così sola che dice di sì. Cominciano a parlare, lui è interessato a lei, lui ascolta, la incanta e finiscono per immaginare cosa avrebbero fatto l'un l'altro, l'uno con l'altro, se fosse stato possibile. Adesso ascoltiamo la lettura e dopo vi parlerò della differenza che ho visto fra Tre piani il libro e Tre piani il film. Sì, ha detto Eviatar, hai ragione. Film è una parola problematica. Forse è meglio usare storie. Immaginavo storie che mi portavano a te, in cui ci incontravamo per caso e finiva con... Beh, lo sai, a volte persino mentre ero a letto con un'altra donna... So che stai mentendo, ma è molto piacevole, ho detto. O forse ho detto, perché me lo racconti? A che pro? O forse ho detto, fammi un esempio. Che cosa significa un esempio? Raccontami una di quelle storie che ti inventavi. È troppo imbarazzante, ha detto. Allora non ti credo, ho detto. Mi dai una sigaretta? Ha chiesto. Pensavo trasmettesse qualcosa di negativo ai clienti. L'ho provocato. Ha allungato la mano per prendere una sigaretta, alla faccia del sentirsi provocato, se l'è accesa. Poteva chinarsi verso di me e accendere la mia, ma ha preferito usare l'accendino. Sul dorso della mano aveva delle brutte chiazze. Ha aspirato a lungo, poi ha buttato fuori il fumo. Il mio fumo e il suo si sono mescolati nello spazio fra di noi. Ha detto, bisogna chiudere gli occhi, funziona solo a occhi chiusi. Per chi non ha letto il libro, continuano così, sempre a immaginare questa storia insieme, finché entrambi non si sentono sollevati. Immaginare una relazione amorosa è come avere una relazione amorosa. E facciamo una domanda ancora più audace. Una relazione amorosa extraconiugale è sempre una brutta cosa, oppure in alcune circostanze non potrebbe essere una salvezza sorprendente?
A proposito, è interessante per me vedere l'interpretazione di Nanni Moretti in questa storia. Nel film Tre piani, Alba Rohrwacher, nel ruolo di Chani, sta impazzendo. Lei non immagina insieme con il criminale, con l'uomo, il fuggitivo. Lei immagina il fuggitivo, lo immagina lui, perché lui non è reale e quindi non c'è storia d'amore, solo i problemi mentali di lei. Quindi mentre guardavo il film mi sono chiesto se questo non fosse un riflesso delle differenze culturali tra Israele e l'Italia per quanto riguarda la vita matrimoniale. In ogni modo devo dire, e beh, da un po' che aspetto di dirlo, è che per me Chani è una donna forte, completamente sana di mente. Non è una pazza, non ha dei problemi mentali. Lei cerca sostegno, empatia e libido e trova un modo molto adattivo per ottenere esattamente ciò che vuole, ciò che è necessario per lei per sopravvivere. Quindi restiamo con Tre piani e parliamo di un altro conflitto dell'intimità, quello tra genitorialità e vita di coppia. Devora, o Dora, come viene chiamata nell'adattamento di Moretti, è un giudice sposata a un giudice, il loro figlio Adar o Andrea, in italiano, nella versione italiana, è sempre stato un piantagrane, ma una notte, ubriaco, investe una donna incinta con la macchina e la uccide. In seguito si aspetta che i suoi genitori facciano qualche sforzo per aiutarlo. E quando si rifiutano, colpisce violentemente il padre, che è Nanni Moretti nel film. Questo è il punto di rottura per il padre, il punto di non ritorno, e costringe Dora a una scelta impossibile. O lui o io, le dice, se vuoi essere mia moglie non puoi vedere nostro figlio. La maggior parte delle madri ebree israeliane che hanno letto il libro mi hanno detto, e a volte me l'hanno detto con rabbia, che avrebbero scelto il figlio al posto del marito. E io posso immaginare che sarebbe lo stesso caso anche con le mamme italiane. Ma Deborah sceglie il marito perché gli dice: io non riesco a immaginare la mia vita senza di te, e per quanto terribile possa sembrare, posso immaginare la mia vita senza nostro figlio. Questo è comprensibile? Possiamo perdonare Margherita Bui quando lo fa nel film? È possibile che in alcuni casi certi genitori e certi figli stiano meglio quando non sono in contatto tra di loro, almeno per un po'. Come vi avevo avvertito oggi, parliamo solo e solleviamo domande. Le risposte spero echeggeranno nei vostri pensieri. Un'altra domanda, forse una delle più cariche di significato per quanto riguarda l'intimità del nostro tempo, è la questione del consenso. Me Too è una delle rivoluzioni più importanti di questo secolo. Io sono padre di tre figlie e sono felice di vedere che sono già influenzate e hanno ancora più potere grazie a Me Too. Come ha detto mia figlia, maggiore che ha 18 anni, lei mi ha detto una settimana fa: nessuno oserebbe toccarmi o me o le mie amiche senza il nostro permesso, e se qualcuno facesse quell'errore sarebbe davvero nei guai. Quindi vedete come questa rivoluzione ha cambiato e non era così nella mia generazione. E questo per me come padre è molto importante. E come narratore però sono più interessato alle zone grigie tra uomo e donna. E dopo anche il Me Too, e forse a causa del Me Too, ci sono tante zone grigie, zone che non sono chiare, momenti non chiari. Per esempio Arnon, del primo piano di Tre piani, viene seduto dalla nipote dei vicini, Karin. Gli promette informazioni se cosa è successo a sua figlia durante una sessione di babysitting. Lo conduce a casa sua e poi si spoglia. Ma lei è minorenne
e poi è ancora vergine. Allora, questo sesso tra loro è un sesso tra Amon e Karin consensuale? Nell'adattamento di Moretti i giudici decidono che è consensuale, decidono di sì. Ero molto più ambiguo quando ho scritto questa storia e quindi l'ho lasciata un po' aperta alla decisione dei miei lettori. E il dottor Caro, la via dell'Eden, per chi ancora non ha letto il libro, il dottor Caro è il primario in un ospedale e tocca casualmente, sfiora il seno di una giovane statuista, Lia Ben Abo. Consideriamo questo come una molestia? La considereremo ancora una molestia se lei sapesse il vero motivo per cui il dottor Caro sente un grande bisogno di starle vicino e proteggerla? La situazione ambivalente, come mi ha insegnato il mio grande maestro Amos Oz, le situazioni ambivalenti sono il terreno migliore su cui far crescere le storie. Restiamo ancora con le vie dell'Eden e poniamo un'altra domanda affascinante. Conosciamo davvero le persone che consideriamo vicine a noi? Heli, delle vie dell'Eden, va a fare una passeggiata con il marito Ofer in un frutteto vicino a casa loro. Quando entra nel frutteto è sicura che tornerà presto. Lui lascia il telefono con lei, le chiavi dell'auto e lo aspetta. Ma lui non ritorna. Scompare. Nessuno sa cosa gli sia successo e la polizia considera che lei sia una sospettata. Perché un uomo circa della mia età dovrebbe svanire dalla propria vita? Che tipo di segreto nasconde? Dopo che Offer scompare, lei scopre che lui scriveva un blog segreto di racconti con un nickname, un soprannome, uno pseudonimo. Legge le storie sperando di trovare indizi che lo portino da lui. Sentiamo una delle storie. Un sogno che ha fatto sulla sua ex ragazza, la sua fidanzatina del servizio militare. Il sogno ricorrente. Ti ho sognato di nuovo. Viaggiavamo insieme in taxi ad Haifa. Avevamo 20 anni e allo stesso tempo ne avevamo 48. Indossavamo la divisa bianca della Marina, ma tu avevi piccole rughe agli angoli degli occhi e io i capelli bianchi. Il taxi si è fermato e un attimo prima che le nostre strade si dividessero mi hai chiesto: come stai? Ho avuto l'impressione che lo volessi sapere davvero. Allora ho risposto: solo. E ho allungato il braccio per afferrarti la vita, stringerti a me. Mi hai respinto. Naturale che mi hai respinto. Avrei dovuto saperlo che mi avresti respinto. Anche in sogno. Nonostante tutto, adesso che mi sono svegliato, vorrei chiederti, tu, come stai? Thank you. Grazie. Io vedo che ci sono tante donne, siete la maggioranza, e quindi parlando in una lingua femminile, come vi sentite? Sentireste se scopriste che vostro marito o vostro fidanzato o amico ha scritto una storia come questa? Lo stesso marito o amico che recentemente vi sembrava felice, soddisfatto. L'ultima domanda che volevo porre oggi riguarda la delicata connessione tra tecnologia e intimità. Pensiamo a Zoom, per esempio. Durante la pandemia ci ha permesso di essere in contatto.
con tutti, ma ora in molti campi le persone continuano ancora a usare Zoom. È la stessa cosa anche in Italia per il lavoro, le relazioni. Quindi hanno il loro incontro online invece che in presenza. È più efficiente, dicono. Ma quindi le persone, noi trascorriamo giorni senza incontrare nessuno, in presenza di un altro essere umano. Non stiamo forse pagando un prezzo troppo alto? L'uomo e la donna di cui ho scritto nel racconto pubblicato su Vanity Fair con il titolo di Web diventano intimi via email, si scambiano dei link, ma la loro comunicazione, gran parte delle nostre comunicazioni oggi, una gran parte di queste comunicazioni sono asincrone. Quindi vuol dire che non avvengono nello stesso tempo, non è un vero dialogo, non è una vera conversazione. Beh, quindi questo sarà davvero sufficiente a portare l'uno nelle braccia dell'altra in maniera reale e non virtuale? Poche ore dopo la riunione in cui i loro sguardi si erano incrociati, gli manda via mail il link a una canzone di Kate Bush. In risposta lui le manda il link a una canzone di Bruce Springsteen. Allora lei gli manda il link a una scena del film Prima dell'alba. Lui le manda il link a una scena del film Prima del tramonto. Lei riesce a trattenersi per 24 ore, poi gli manda il link a una canzone di Lauryn Hill. 2 minuti dopo lui le manda il link all'indicazione per una escursione. Lei pensa, e adesso? Lui pensa, e adesso? Lei non gli manda un link, gli manda parole. Scrive magari, ma non possiamo. Lui le manda il link a un vecchio clip. Sting, vestito di bianco, balla fra le candele e confessa di essere avvolto intorno al suo dito e spera che lei sarà avvolta intorno al dito di lui. Lei non ha intenzione di rispondere. Che senso avrebbe? Ma dopo qualche giorno cede e gli manda il link a una poesia che ha pubblicato in rete, sul web, diversi anni prima, con uno pseudonimo. Lui, attraverso la canzone, vede che anima bella è lei e glielo scrive. Lei trema dentro e risponde: grazie. Poi chiede che sia lui a mandarle qualcosa di suo, se c'è. Lui manda il link a un racconto che ha pubblicato in rete di recente con uno pseudonimo. Lei attraverso il racconto vede quanto è solo e glielo scrive. Lui trema dentro e manda di nuovo il link all'indicazione per la stessa escursione. Lui pensa, e adesso? Lei pensa, e adesso? So many. Momenti che non sono chiari in questa comunicazione asincrona. Quando leggeva, ho pensato a questo 5 o 6 anni fa. Gli emoji sono comparsi nella nostra vita, promuovevano queste letture nei pub e c'era un corso, una corrispondenza con una di queste ragazze 25 anni di questa azienda che mi manda un cuore che pulsa. Io vengo da una generazione in cui, se quindi si invia un cuore che pulsa a qualcuno, devi averci pensato per settimane e mesi, è un invito, ed ero veramente confuso, non c'erano delle vibrazioni tra di noi, era uno scambio così, e mi ci è voluto un po' di tempo per capire che il cuore che pulsava era semplicemente un modo carino di dire ciao. Grazie.
E le cose stanno peggiorando anche. Beh, abbiamo raggiunto la fine della nostra ricerca, ma non tanto, perché quando preparavo questa lezione mi sono reso conto di quanto sia cambiato tutto da quando ho iniziato a scrivere d'intimità 20 anni fa. Sono avvenuti cambiamenti nel mondo, cambiamenti nella mia vita privata. Le domande che mi torturavano nel passato sono state sostituite da nuove, non meno appassionanti e appassionate, ma una cosa è rimasta solida: la brama, il desiderio, la voglia di capire, la voglia di essere capito e naturalmente questa brama, il desiderio di farne una storia. Spero che le mie parole abbiano trovato un posto nel vostro cuore oggi. Se solo una delle mie domande ha risuonato nella vostra vita, sarò felice. E sarò ancora più felice se tutto questo parlare di intimità vi farà desiderare di essere più intimi e onesti con i vostri amanti, intimi, i vostri amici e familiari. Concluderemo con un passaggio di 3 piani. Il terzo piano, proprio forse l'ultima parte di chiusura del libro. Capisci, Sigmund Freud era un uomo molto intelligente, ma ieri sera, dopo aver terminato l'ultimo volume dell'opera Omnia e averlo posato sul comodino, ho pensato che un errore l'ha fatto. I 3 piani dell'anima non esistono dentro di noi, ma niente affatto, esistono nello spazio tra noi e l'altro, nella distanza tra la nostra bocca e l'orecchio di chi ascolta la nostra storia. E se non c'è nessuno ad ascoltare, allora non c'è nemmeno la storia. Se non c'è uno così a cui svelare segreti, con cui sciorinare ricordi e consolarsi, allora si parla con la segreteria telefonica, Michael. L'importante è parlare con qualcuno, altrimenti tutti soli non sappiamo nemmeno a che piano ci troviamo. Siamo condannati a brancolare disperatamente nel buio, nell'atrio, in cerca del pulsante della luce. Grazie a entrambi, veramente. È stata una cosa meravigliosa ascoltare le domande e la lettura. Se avete poi delle domande o delle risposte in questo caso, perché forse volete fare delle domande o dei commenti. Sì. You can pose question. Quindi le domande possono essere in italiano o in inglese, perché ci sarà la traduzione. Se è la traduzione in cuffia, come avete sentito. Does it work? No. No. Okay, now it works. Okay. Ok, there's a question. Thank you. I say it in English and then in Italian. Allora, lo dico in inglese e in italiano. Mi stavo chiedendo. In Italian, sorry. Ok. Il libro, il romanzo, l'ultima intervista, lei utilizza questa forma, a mio parere come una sorta di mediazione tra il pubblico e il privato, quindi una forma forse che serve per porre un freno all'intimità, all'eccesso di intimità, oppure è un mezzo secondo lei per esprimerlo? Come ha pensato questa forma narrativa rispetto al concetto di intimità? Grazie.
talking about the last interview. Quindi sì, l'ultima intervista, no? L'ultima intervista inizio con un blocco da scrittore. E ho cercato di scrivere un altro libro e mi sono fermato, ho sbattuto contro un muro ed era un muro molto alto e non riuscivo a salire sul muro e saltare oltre. Quindi ho messo questo libro da un lato e poi ho cominciato a fare questo gioco. E questo gioco era che prenderò tutte le domande che mi chiedono durante letture o interviste e troverò una risposta con il modo più brutale, più diretto, lontano dall'essere corretto politicamente. E quindi il segreto di tutte del mio modo di rispondere lo tengo per me, e quindi è un gioco e con diverse regole, però io non lo pubblicherò mai, è solo per un uso interno personale. E quindi quando ho scritto l'ultima intervista c'erano tutte queste risposte, domande e risposte per 3 mesi, e poi c'erano già 60 pagine di risposte e domande. Poi le ho lette così da questi appunti e mi sono reso conto che c'era un romanzo già fatto, c'erano personaggi, una trama, c'erano dialoghi, c'erano motivazioni che erano costruiti quasi naturalmente, senza dover scrivere un romanzo. E quindi queste domande non dovevano essere pubblicate e non sapevo come fare a questo punto. Io adesso ci scherzo sopra, ma ho fatto dei cambiamenti, c'è molta finzione narrativa, non è una biografia ovviamente, però è un mix di biografia e narrativa. Però quando è stato pubblicato in Israele è stato un momento difficile nella mia vita in Israele, perché se parliamo di intimità, quindi creavo questo legame intimo con i miei lettori, basta con la finzione, il pretendere risposte che dovrebbero essere intelligenti, smart. Cerchiamo di essere onesti una volta tanto. Ed era quasi per me impossibile pubblicare il libro in Israele. È stato davvero, mi sembrava che forse fosse eccessivo per me, per la mia famiglia, ma poi alla fine di questa tempesta che ha attraversato la nostra vita ho detto ok, va bene. E quindi dopo c'era la gioia di pubblicare questo libro in Italia, la stessa gioia, perché qui io vengo in Italia per parlare di un libro, il mio libro, e non è già la mia biografia, è qualcos'altro, è una narrazione, una finzione, una storia. Quindi con l'ultima intervista, beh, dopo sono andato in un altro paese, è già una storia, è molto intimo, però già un'opera d'arte. E quindi grazie a Dio ho questa opportunità di pubblicare i libri in Italia, e questo mi piace moltissimo, è una grande gioia, perché in Israele è molto più complesso. Credo che sia molto difficile pubblicare nel tuo paese dove c'è la tua famiglia, c'è tua madre, i tuoi amici. Beh, mia madre legge tutti i miei libri prima che vengano pubblicati, e lei sempre ha la stessa risposta, reazione, la stessa reazione sempre. Mi dice, mi chiama al telefono e dice, oh, caro figliolo, non sapevo che tu avessi questi sentimenti, vuoi che ne parliamo? Lei lavora come psicologa, vuoi che ne parliamo? Io ho detto, mamma, è una storia inventata, è finzione. E lei dice, sì, grazie a Dio per le versioni italiane dei miei libri. Non ho però una mamma italiana qui che possa chiamarmi, forse ne possiamo trovare una. Grazie per l'incontro. Mi manca l'ultimo libro, ma negli altri, come credo molti dei presenti, sono stato colpito da un fatto. Molti uomini emergono dalla lettura sofferti, dubbiosi. Io ho percepito,
forse una mia proiezione, forse no, infatti le chiedevo questo. Vedo donne forti, risolute, decise, capaci di governare la propria vita e in qualche misura anche quella delle persone che le circondano. Molte separazioni sono guidate, lo dicevi prima, dalle donne. Ecco, questo riflette una tua, uso il tu per semplicità traduttiva, una tua visione della società israeliana, del mondo, di te, delle relazioni fra uomo e donna. È un universale, è una curiosità che però mi ha colpito. Grazie. Beautiful question. Che bella domanda, molto bella. Credo che rifletta il fatto che io sono cresciuto con una mamma, madre molto forte, e non parlo però di una tiranna, una madre tigre, no. No, è che lei ha seguito le sue passioni, ha esaudito i suoi desideri e poi parlava apertamente ed era abbastanza sensibile come dire le cose che sentiva. E mia madre mi ha insegnato a dire mi spiace, o chiedere scusa. E quindi se sei abbastanza forte puoi chiedere scusa. E sono cresciuto con una madre forte e quindi forse non per proprio un caso che mia moglie sia una donna forte. E se prendiamo in considerazione in cui vivo in una casa di sole donne, mia moglie e tre figlie, e quindi sono circondato. E a volte penso che le conversazioni nella nostra casa io non riesco a capirle proprio per bene, non capisco di che cosa stiano parlando. E forse si riflette anche nelle mie opere, nel mio lavoro, nei miei libri. E come vi ho detto, due amici molto intimi che si stanno divorziando ed è sorprendente vedere come gli uomini crollano dopo il divorzio, mentre le donne in realtà sono ancora funzionali perché si occupano dei bambini, dei figli, hanno degli altri interessi, lavori. Invece i miei amici maschi sono a pezzi e forse ci dice qualcosa per dire qual è il genere più forte, no? Any other question? Altre domande? I just have a comment. Un commento. Ero sorpreso dal fatto che ti sei sentito spinto a parlare di quello che hai scritto, quali sono i tuoi personaggi, a descriverli e conoscerli ancora meglio di quando hai scritto su di loro. E quindi io non sono un romanziere, no? Quindi non scrivo dei saggi, ma non scrivo narrativa, quindi non so cosa succede veramente. Però mi chiedo se per te è come una riscoperta delle tue creazioni, una rivisitazione? Quello che succede con queste lezioni come quella sulla speranza precedente, è stata scritta proprio apposta per le serie di Umberto Eco e quindi dovevo riflettere, pensare sul mio lavoro. E parliamo di 20 anni fa e quindi sono ritornato alle storie, ai personaggi a cui non avevo prestato attenzione da un po' e non ero la stessa persona che ha scritto Nostalgia, avevo solo 31 anni, adesso ne ho 51 e quindi mi sono chiesto, riesco ancora a trovare una connessione o no? Talvolta sì, talvolta no. Per esempio la legge della conservazione della infelicità, della tristezza, la sento ancora. La sento nelle mie relazioni, con gli amici, con mia moglie, sento questa osmosi che è ancora rilevante, ma altre domande o questioni sono meno drammatiche nella mia vita. Quindi dovremmo in un certo senso fare una lezione fra 20 anni e parliamo di intimità, lo stesso titolo, e ho la sensazione che le domande non saranno le stesse, perché la vita ti cambia.
In 20 anni? Va bene, allora mettiamo, cioè, lo scriviamo, però non, cioè, facciamolo in primavera, che non è né troppo freddo né troppo caldo. Non ho capito. E speriamo di esserci, tutti. Ok, if there are no further questions. Se non ci sono altre domande, vorrei dire qualcosa che ho scritto, perché ringraziare è sempre una cosa molto difficile. Prima di chiudere vorrei ringraziare diverse persone che hanno reso questo evento possibile. Prima di tutto il personale della biblioteca universitaria che mi ha sostenuto nell'organizzare questa conferenza. Poi il patto per la lettura del Comune di Bologna che ha messo a disposizione la sua rete di lettori per questa occasione. Poi il mio amico e collega Riccardo Fedriga che mi ha aiutato a contattare l'editore italiano di Nevo, poi l'ufficio della comunicazione di Neri Pozza, Daniela Pagani in particolare, il personale dell'ufficio stampa e della comunicazione dell'Università di Bologna. È un gran piacere lavorare con loro e vorrei anche ringraziare Articoltura, l'agenzia che ha organizzato questo evento, le interpreti di simultanea, vorrei veramente ringraziare le interpreti e poi anche il servizio di streaming online, in particolare Valentina Ferretti e Fabrizio Cabizza. Vorrei ringraziare Simone Francia per la sua lettura. Cioè, capisci perché ho fatto il suo nome? È stato fantastico. E poi per aver scelto questi passaggi dei libri di Nevo. E poi vorrei veramente ringraziare Eshkol Nevo per la sua grande disponibilità. Grazie a tutti voi e ci vedremo presto. Arrivederci. Adesso lo chiamiamo di nuovo. Okay. Grazie a tutti, ci vediamo in ottobre, mi raccomando.